Venerdì 6 e sabato 7 settembre, festa della città e dello sport con un programma ricco di eventi. È un mix di generi e venerdì si comincia con lo sport, è l'attività promozionale delle nostre associazioni sportive, faranno conoscere tutte le loro attività, i giovani e meno giovani, faranno provare anche i bambini, faranno divertire, è la festa loro, è la festa promozionale e a giugno faremo invece quella in cui il comune premierà le associazioni sportive, l'ho sempre detto, e proveremo a fare questa manifestazione che è da anni che non si fa. Quello è il venerdì 6, il sabato 7 invece c'è un ampio scettro di cose che vanno più sulla musica, i turisti e i cittadini potranno andare a spaziare dalla Pigna a Pian di Nave, a Piazza Colombo, a Piazza Sirocale, girare nelle vie dello shopping e divertirsi secondo me. Un evento questo che coinvolge diverse location della città. Sono 7 location della città, tutte concentrate o nel centro o sul lungomare. Sul lungomare ovviamente abbiamo trovato posizioni per gli sport acquatici e altre, tante altre attività che avevano necessità di spazi più ampi. Nel centro sono locate Piazza Colombo, Corso Garibaldi e Piazza Borea Dolmo, altre location dove poter svolgere sport oppure stand gazebo dimostrativi. È un percorso importante perché sono 7 posti e non è stata una cosa semplice. Oltretutto ci sarà anche un momento dinamico, come spiegavamo prima, per cui ci saranno delle dimostrazioni, per esempio, di staffetta fra i bambini in un circuito all'interno di via Matteotti, via Escoffier, via Palazzo, via Mameli, un altro percorso più lungo per gli adulti. E è bello vedere la città in movimento, cioè vedere la città che viene occupata in maniera simbolica, ma non proprio simbolica, proprio in maniera fattiva, da queste associazioni che danno dimostrazione di quello che possono fare i nostri ragazzi. E c'è un grande lavoro dietro a questo evento. Sì, io ho notato veramente, visto che sono nuova, lo dico sempre, ma il lavoro che c'è veramente dietro a 2 giornate come queste. Intanto il lavoro, grazie anche alle associazioni che partecipano, e devo dire che sono tantissime, 33 associazioni sportive in una città come Sanremo, è una bellissima occasione sia per loro ma anche per la città. E per i ragazzi comunque per verificare quello che può dare una città come Sanremo a livello di sport. È stato difficile coordinare la cosa, mi sono resa conto che gli uffici non è sempre facile, visto 7 location, mettere tutti d'accordo, decidere questo, cioè, sembra una stupidaggine, ma è stato un lavoro veramente sì, di squadra. Devo dire che gli uffici in primis, li devo mettere davanti a tutti, sono stati fantastici, io sarà che mi stupisco ogni giorno di più qui dentro, ma vi posso assicurare che il lavoro è tanto.